molti pensano che mi è venuta l'ulcera dalle arrabbiature, dalla fatica, dalle tensioni, dallo stress. Ecco, la parola che noi amiamo particolarmente. Al cuore. Però in realtà l'ulcera dipende da tanti fattori. Questi fattori psicologici incidono anche sulla fisiologia dello stomaco e quindi poi sulla genesi dell'ulcera. E se posso integrare, per evitare di interromperla, c'è anche un'ulcera duodenale? Chiaramente, assolutamente. Allora, sono sorelle. Sono sorelle? Vediamo certo. Un po', intanto rispondiamo. Che bella coppia. Bella coppia, gemelle. Vediamo un po'. La vita emotiva genera sia i piaceri che i dispiaceri nella nostra esistenza. E c'è un nervo meraviglioso che tra l'altro è molto curioso perché va nel polmone, nel cuore, nell'intestino e altri in organi, che si chiama vago, proprio perché prende ovunque. Che vaga. Esattamente. E trasferisce al nostro corpo quelle che sono le nostre emozioni. Quindi, sia di fronte a una paura che anche di fronte a una grande gioia, si dice mi si è chiuso lo stomaco. Ed è evidente che c'è una sinergia tra vita nervosa, vita particolarmente piena di eccitazioni, di impegni e il disagio gastrico. Naturalmente la mucosa dello stomaco è abituata a convivere con l'acido. Assolutamente. E allora, il duodeno anche? Il duodeno meno. Allora, quali sono i fattori, le cause che possono... Posso usare un verbo al passato? Potevano, perché l'ulcera sembrerebbe ormai in via di sparizione, ma non è così. Quindi, cominciamo col dire, è possibile che ci siano... più cause? Le malattie si inseriscono sempre quando i fattori di difesa diventano meno di quelli di offesa. Lo stomaco è una specie di meravigliosa lavatrice, il cui detersivo è l'acido che produce. E quindi quando ne produce troppo, o i fattori che lo stomaco ha per proteggersi, vedi il muco, si riducono, ecco che si può generare un danno. Il duodeno poi ha una sfortuna, che non produce il muco, quindi se c'è un eccesso di acido più facilmente si lede. L'amico nemico molto spesso imputato nella genesi dell'ulcera è l'Helicobacter pylori. In questi equilibri che ruolo gioca? Gioca un ruolo centrale, primo perché l'Helicobacter pylori è un'infezione molto diffusa, fino al 40-50% della popolazione. Ma perché non se ne sono mai accorti prima degli anni 70? È molto curiosa questa domanda. Addirittura Bizzozzero nel 1893 aveva isolato un germe simile all'Helicobacter nel cane, ma non gli aveva dato importanza. Dopodiché, nell'82, due grandissimi, Warren e Marshall, premio Nobel nel 2005 per la medicina, hanno certificato e documentato che questo germe fa venire l'ulcera. Perché? Perché dove agisce? Agisce direttamente creando un danno allo stomaco. È molto furbo perché lo stomaco per via dell'acido è sterile praticamente, ma lui produce una nubecola di sostanze che lo rendono immune all'acido. Si aggrappa alle cellule dello stomaco. Una specie di palombaro dentro. Assolutamente. L'acido. E si muove nello stomaco con questo movimento a elica da cui ne deriva il nome Helicobacter. Chiaramente può produrre un'infiammazione, che è un'infiammazione acuta, la gastrite acuta, che nel tempo però può diventare uno stato dello stomaco, cioè una gastrite cronica. Lei ha detto può, non può. Ha detto lo fa. Certo. Dunque, tutti, più o meno quasi tutti abbiamo l'Helicobacter nello stomaco. Un po' come la razza umana, ce ne sono dei più cattivi e dei più buoni. E noi, guarda caso, qualcuno va a incocciare proprio una banda di teppisti. Certo, diciamo che... Non sarà una predisposizione anche dello... È perfetta questa cosa. Ovviamente ci sono dei fattori interni, intimi ad ognuno di noi, che fanno sì che siamo più deboli e quindi l'Helicobacter pylori, specie se produce alcune tossine, può generare facilmente danni. Quindi adesso rispondiamo alla telefonata, quindi ci sono Helicobacter ed Helicobacter, alcuni buoni, alcuni meno più aggressivi. Diciamo alcuni innocui più che buoni ed altri invece che sono davvero carogna cattivi. E carogna. Carogna e carogna, sì. Pronto?
Mi chiamo Anna e le chiedo una cortesia. Io sto facendo una cura per un esaurimento perché ho avuto dei batteri all'intestino più di verticoli, per cui ora che sto facendo la cura mi sta venendo mal di stomaco, mi vanno via le forze quasi tutti i giorni e non ho fiato, non riesco a tirare avanti. No, non so se può dipendere dallo strascicamento di questi batteri che ho avuto oppure da questa cura, però io tutti i giorni faccio questa cura e sto male. Vuole specificare al professore, a noi, a Pierluigi soprattutto, a loro due, quali farmaci usa? Ma no, hanno detto che i farmaci non vanno detti, ma non, io glielo dico, ce l'ho qui davanti, me lo dica lei. Allora, ci sono farmaci, grazie signora, ci sono farmaci, ci sono farmaci che possono agire e cambiare anche. Sì, rispondevo alla signora perché è una domanda molto bella che riprende un po' quello che ci siamo detti prima. Si parlava appunto di gestione della tristezza nei sintomi della signora e di conseguenza sappiamo come questi farmaci possano alterare i movimenti dello stomaco. Nell'intestino in generale abbiamo un grande organo che è quello del microbiota, cioè di una popolazione di batteri che pesa un chilo e mezzo e che genera una buona alleanza tra sistema immunologico e salute. Quando questo equilibrio cessa si possono avere dei disturbi. Anche a livello dello stomaco? Anche a livello dello stomaco. Ma riusciamo a rispondere alla signora in maniera rassicurante? Assolutamente sì, abbiamo intanto è possibile che si debbano fare degli accertamenti più precisi. Ah, certo. Occorre senz'altro in un caso come questo una visita specialistica e perché no eventualmente una gastroscopia per capire lo stato reale dello stomaco. E allora torniamo, la ringrazio signora, spero che di essere stati esaustivi, esaurienti. Torniamo all'ulcera, come si manifesta, con quali sintomi? I sintomi più classici dell'ulcera sono il dolore e il bruciore. Poi ovviamente ci possono essere degli altri sintomi molto più ambigui, la cattiva digestione, il meteorismo, l'incapacità di trattenere il cibo all'interno dello stomaco e quindi avere anche delle alterazioni di transito accelerato, eccezionalmente, raramente, anche con l'emorragia. La melena? La melena, la famosa melena e talvolta anche la perdita di sangue col vomito. Professor Fabbri, eccezionalmente, perché eccezionalmente. Queste sono le situazioni più erosive, quindi dove si arriva anche a ledere un vaso, però passiamo invece in rassegna quelli che sono i sintomi che lei ha detto, sono sintomi anche vaghi, il dolore alla pancia può essere la colecisti, può essere il fegato, può essere il colon, possono essere tante cose, il bruciore è una sensazione un po' vaga, come fa uno a capire che è proprio lo stomaco l'imputato? È talmente vero che questi sintomi sono vaghi che Ippocrate, che è il nostro grande maestro, diceva che l'addome era la tomba del medico, perché è difficile capire da un sintomo la malattia. Noi siamo dei dermatologi dell'interno, per cui purtroppo talvolta per vedere lo stato dello stomaco dobbiamo fare un esame, la procedura di gastroscopia, che è un esame fondamentalmente che oggi lo possiamo fare in modo molto più rassicurante. Ci sono dei sedativi, ci sono degli strumenti molto più flessibili, molto più gentili ed è certamente diventato un esame rutinario meno invasivo. Possiamo perfettamente vedere tutto lo stomaco, tutto il duodeno, la presenza di un'ernia iatale, la presenza di esofagite e fare delle biopsie per vedere se c'è l'Helicobacter pylori e per dare un nome e un cognome ai vari tipi di gastrite. Esami fondamentali. Però molte persone sono preoccupate da questo esame. Voi gastroenterologi siete preoccupati dell'eccesso di prescrizione. Non è sempre vero. La gastroscopia è indicata, anche perché è un peso sulla spesa sanitaria. Quindi certamente. Quali sono le situazioni in cui la gastroscopia è realmente indicata? Intanto sintomi che persistono, nonostante il fatto che noi, se una volta sola abbiamo fatto una grande abbuffata, ce la possiamo perdonare se poi tutto passa, ma se questi sintomi continuano nelle nostre giornate, inficiano molto la nostra qualità di vita, abbiamo un'età in cui siamo sopra i 40, certamente indagare con una gastroscopia crea una prova documentale di come è messo decisiva. Il nostro stomaco. Piccola pagina di storia della medicina che so è la prediligere, non la pagina, proprio la storia della medicina. Sì.
Una volta si conviveva con l'ulcere, fino all'intervento chirurgico addirittura, certo, di asportazione di quella parte di tessuto dello stomaco che era colpito dall'ulcere, che non si poteva guarire se non con farmaci, non guariva quasi mai, cronicizzava. Assolutamente. Adesso la domanda che si pone imperiosa è: si guarisce? Dagli ultimi 30 anni disponiamo di farmaci straordinari, il loro suffisso è prazolo, poi ne esistono di tanti tipi, sono in grado di alzare l'acidità dello stomaco, di spostare più in alto l'acidità dello stomaco e quindi rendere meno aggressivo l'acido e quindi consentire la cura dell'ulcera. Ma lo sterminiamo l'Helicobacter pylori? Abbiamo grandi chance di sterminarlo. Antibiotici? Assolutamente, con degli antibiotici. Mi permette solo una precisazione, giusto per far capire meglio: noi abbassiamo l'acidità dello stomaco con i prazoli? Aumentiamo l'acidità dello stomaco da un pH a 1, che è il minimo che la chimica possa prevedere, lo possiamo portare a 3, 4, 5, quindi renderlo molto meno corrosivo. È curioso però che si aumenta l'acidità e diventa meno corrosivo. Sì. No, si riduce l'acidità con questi farmaci. Ah, ecco, abbiamo capito bene. Perché allora, diciamo, il pH, che sarebbe la misura dell'acidità dello stomaco, si alza e quindi ciò che ha diventa un po' meno basico, acido. Questo è il... Per intenderci, il pH dell'acqua è 7. Ah, ecco. Quindi. Carlotta. Professore, abbiamo letto che è stata sperimentata una nuova compressa che contiene tutti i farmaci utili per sradicare l'infezione da Helicobacter pylori. Ci vuole aiutare a capire meglio? Rappresenta una grande fase di avanzamento della medicina, proprio perché in un'unica compressa abbiamo il bismuto, un'associazione di antibiotici, e quindi questo ci aiuta intanto ad essere aderenti alla terapia, perché purtroppo dobbiamo prendere molte compresse. Ricordiamoci che la scatola di questo prodotto ne contiene 120, sono 12 compresse al giorno, a cui vanno associati anche i prazoli, per cui la cura per l'Helicobacter pylori in generale è molto molto lunga e prevede di prendere tanti farmaci. Francesca. Quindi, eradica in pratica. Francesca ci scrive: ho letto che l'aglio può aiutare in caso di infezione dell'Helicobacter pylori, è così? Conferma? Tanti prodotti naturali fanno bene. Certamente l'aglio contiene l'allicina, che è un antibiotico naturale, peraltro è stato utilizzato in modo globale dalla cucina romana, greca, islamica, e quindi è stato adottato da tutti i vari tipi di cucina. Certo, abbiamo imparato da voi gastroenterologi che l'Helicobacter ci altera l'alito, ci fa venire alitosi, poi ci mangiamo l'aglio per togliere, lì con l'alitosi è difficile. Se uno vuole rimanere solo nella vita, cioè, tutti... Come possiamo evitare che l'Helicobacter entri? Come possiamo evitare che l'ulcera si formi? Cioè, quali sono i principi di prevenzione di questa problematica? La domanda è interessantissima, perché io ho letto da qualche parte che addirittura la mamma, quando assaggia la pappa del neonato, è in grado di contagiarlo. È perfetta questa cosa, soprattutto perché l'acquisizione dell'infezione avviene nei primi anni di vita. Sappiamo quanto è bella la curiosità di un bambino, ma anche quante cose si porta alla bocca. Invece lo portiamo dentro da tempo e poi dà problemi più avanti. Assolutamente, si dà segno di sé, accende le sue lampadine generalmente in età adulta. La chirurgia un tempo era la soluzione irrinunciabile quando la cronicizzazione era insopportabile, il malato soffriva e il chirurgo interveniva. Si pratica ancora? È rarissima. Dicevamo prima che con i farmaci riusciamo a ottenere ottimi un successo risultati della terapia fino al 90-95%. La dica questa parola, la guarigione. La guarigione, assolutamente, in 10-15 giorni. La chirurgia è un fatto oggi fortunatamente di nicchia. Grazie professore di essere venuto a trovarci. Grazie a Ma voi. Ma chissà se un buon soffritto all'ulcera faccia bene o faccia male. Ingrediente importantissimo nel soffritto che noi insegniamo in tutto il mondo è il sedano, che si è scoperto essere un cosiddetto superfood.